Ciò che vedete è un toccasana per la salute, una medicina. Prima di tutto vorrei mettere in evidenza che ho messo le patate e non le ho sbucciate come fanno gli arabi. Anche la stessa carota non è stata sbucciata, è stata solo lavata. Ma alla base di tutta questa minestra, futura minestra, ci sono le erbe. Abbiamo inserito all'interno di questa struttura, di questo composto, l'ortica, vedete ancora ci sono, c'è il gambetto con le spine. Abbiamo inserito del radicchio, abbiamo inserito foglie di cavolfiore, abbiamo inserito anche foglie di aglio. Abbiamo altresì dato un tocco anche con i broccoli. E praticamente questa minestra, questa minestrina che è a base di erbe, è semplice, fa bene praticamente sia al cervello che allo stomaco. Perché quando funziona bene lo stomaco, funziona bene anche il cervello, non si dicono fesserie. E siccome ultimamente ne ho detto tante, cerco un po' di riprendermi utilizzando queste fantastiche minestrine, che sono proprio a base di prodotti tipicamente sardi, dalla patata alla carota, all'ortica, al cavolo nero e allo stesso allium. Chiaramente potremmo anche aggiungere un dado, oppure del sale, o anche del concentrato di pomodoro, dipende chiaramente dai gusti. Un'altra cosa fondamentale è stato l'uso dell'olio extravergine d'oliva, che è coltivato nella zona degli imperatori spagnoli, cioè nella zona di Tanacche o Tanica, dove cresce un olio veramente sopraffino. Questo è un olio che mi è stato regalato da un mio carissimo amico e sono veramente commosso per questa simile bontà. Detto questo, questa è la minestra del sabato sera, che purificherà sia il cervello che l'intestino di chi vi parla. Ciao a tutti.